Siamo in diretta su StreamYard. Mi vedi bene? E questa è una diretta con Lorenzo Arnone Sipari che si parlerà stasera della storia del Ducato di Alvito. La storia del Ducato di Alvito in età moderna fino alla fine del Settecento. Ducato che era i feudatari erano della famiglia Gallio. Ce ne parlerà meglio Lorenzo Arnone Sipari. Io poi mostrerò delle foto, insomma, se vogliamo mostrarle, mostriamo ora mentre Lorenzo fa la conferenza. Oppure darei 5 minuti a te e poi dopo facciamo poi dopo semmai vediamo un po' qualche foto. Sì, io grazie. Intanto, per il modo per darti un po' di visibilità, se no rimane in angolo. Io mi rimuovo e prego Lorenzo, a te la parola. Grazie Armando per l'opportunità che mi offri di parlare sia pure per grosse linee dei due secoli in cui è stato in vigore il Ducato di Alvito, che è legato strettamente, intimamente alla famiglia Gallio originaria di Cernobbio, quindi del nobiltà giovane, nobiltà comasca, perché è una famiglia che diventa importante nel Cinquecento grazie a attività commerciali, ecco, nel Comasco. Anzi, vi dirò di più, probabilmente la potreste collegare alla Villa d'Est di Como, che è stata realizzata proprio da un esponente della famiglia Gallio. Come esiste un palazzo Gallio sempre in quell'area. Ecco, sarebbe il caso di contestualizzare meglio sia dal punto di vista cronologico che dal punto di vista geografico, perché... Allora vado io. Mi senti Lorenzo? No, non va molto bene. Mi senti ora? Sì. Allora un attimo solo che... presentiamo insomma condividi schermo, vado sul coso, condividi, sto condividendo bene. Allora stavo dicendo, per una migliore contestualizzazione, il Ducato di Alvito riguarda lo Stato, l'omonimo Stato di Alvito, che in particolare dalla fine del Cinquecento alla fine del Settecento, quindi due secoli, in cui è stato retto dalla famiglia Gallio. Precedentemente, per buona parte del Cinquecento, era stato in mano come contea alla famiglia De Cardona, quella di Raimondo, viceré di Napoli. Alla fine del 1500 lo Stato di Alvito viene venduto a Matteo di Capua, e da questi, nel giro di pochi anni, nel 1595, al Conte Taverna di Milano, il quale in realtà è un prestanome perché agiva per conto del cardinale Tolomeo Gallio. Stiamo parlando di un cardinale abbastanza importante, nominato cardinale da Pio IV Medici, e che sarà per molto tempo segretario di Stato, in particolare con Gregorio XIII Boncompagni. Voglio far notare che il Ducato di Alvito è confinante col Ducato di Sora, che sarà appannaggio, come se certamente saprete, della famiglia Boncompagni. E non è un caso che dopo la seconda metà del Seicento le due famiglie si imparenteranno. Ecco, tornando al discorso geografico, lo Stato di Alvito, che non era ancora Ducato alla fine del Cinquecento, perché diventerà legato al titolo di Duca di Alvito ai primi del Seicento, lo Stato di Alvito si trova
oggi nel Lazio meridionale, nell'odierna provincia di Frosinone, al confine tra Lazio, Abruzzo e Molise, ma che rappresentava fino a tutto il 26, rientrava amministrativamente, politicamente nella provincia di Terra di Lavoro, quindi a dire che fino all'unificazione nazionale si trovava nel Regno delle Due Sicilie, prima ancora ovviamente nel Regno di Napoli. Lo Stato Calvito quindi era legittimamente un feudo del Regno di Napoli. Diciamo pure che è composto da una decina di piccoli centri che vorrei ricordare tra gli antichi distretti di Sora e Gaeta. In particolare si tratta di Alvito e Atina, che sono i due centri principali, Gallinaro, Posta, poi divenuta Posta Fibreno, Campoli, poi Campoli Appennino, San Donato, che acquisirà il toponimo dell'area interna in cui entrava, cioè Val di Comino, Sette Frati, Picinisco, Vicalvi e Belmonte. Questo per grosse linee il piccola area periferica che ha interessato per quei due secoli che ho detto il Ducato di Alvito. Il titolo è legato al nipote e omonimo del cardinale Tolomeo Gallio, che avrà il titolo nel 1607 di Duca di Alvito e che trasmetterà alle successive generazioni primogenite fino al 1800, data in cui muore l'ultimo esponente discendente diretto della famiglia Gallio, e quindi il titolo poi verrà trasmesso, ormai stiamo ai prodromi della fine della feudalità, quindi verrà trasmesso sostanzialmente solo per via nominale a esponenti della famiglia Carafa e Niccolò Brano, e per poco tempo, e poi Pignatelli di Montecalvo. Lo stato feudale è molto ampio, in effetti cioè molto molto ampio, 10 comuni. Dieci comuni, ma è un territorio, si tratta, alcuni di questi comuni sono poco più che dei casali, diciamo la verità, ecco, perché se penso a Vicalvi, Posta Fibreno, Belmonte, Castello, sono tutti piccoli centri, ma è interessante notare che è una valle delimitata dai preappennini, ma soprattutto che tutti questi centri sono caratterizzati dal punto di vista urbanistico, sono centri medievali, hanno tutti comunque segni evidenti di fortificazioni, che siano castelli o che siano torri, e si trovano bene o male tutti sopra le colline, quindi anche dal punto di vista strategico difensivo avevano un'ottima posizione, naturalmente. La nascita del Ducato dal punto di vista delle fonti è caratterizzata soprattutto da una relazione che viene fatta al cardinale di Como nel 1595 per l'acquisto di questo stato. Non è una relazione atipica, vi mostro, è stata pubblicata nel 97, ecco, una relazione al cardinale. Questa qui è? Esattamente, questo è il manoscritto che è stato poi pubblicato sia nella versione manoscritta sia a fianco nella traduzione nel 1997, una grossa iniziativa, benemerita iniziativa, in cui per un anno si sono tenute delle conferenze specifiche su diverse epoche del Ducato, su diversi argomenti, quindi più relatori, e allo stesso tempo, andando a Milano, dove c'è una parte dell'archivio Gallio, poi dirò anche perché Milano, non solo per il fatto di Como, dell'origine della famiglia, appunto hanno trovato questo manoscritto, che è la relazione che si mandava al futuro feudatario o al fresco feudatario per descrivere lo stato che andava a acquistare o che aveva appena acquistato. Sono descritti tutti i centri
i problemi che si trovano, quindi, ma anche le risorse economiche e soprattutto le risorse che si potrebbero sfruttare se appunto quel centro rientrasse in una politica accorta dal punto di vista economico-sociale e se appunto si poteva innestare il tutto in una maggiore attenzione al feudo. E la presenza di Gallio si avverte poi soprattutto per un fatto di sicurezza, perché nel Cinquecento l'area era mostrava una grossa percentuale di banditismo. Quindi diciamo che il primo aspetto a cui il cardinale di Como e per esso successivamente il nipote, perché in realtà il ducato viene ceduto all'omonimo nipote Tolomeo Gallio I nel 1607, è guardare alla sicurezza e a cercare di mettere dei governatori e di dare ordine a queste varie aree. Ecco, noi dalla relazione poi conosciamo com'erano le vicende del posto, anche il notabilato da chi era formato, perché erano relazioni che guardavano molto all'aspetto economico-finanziario del ducato, quindi i suffeudatari quali privilegi avevano e quanto dovevano pagare alla Camera Ducale. Faccio una domanda, scusami, quante relazioni sono state fatte? Perché qui a Caiazzo, quelle dei corsi salviati, il feudo ne erano 7-8, cioè qua gli amministratori quante relazioni hanno fatto e quante se ne trovano nell'archivio? Voglio sapere. Noi conosciamo una relazione. Un attimo solo, c'è un po' di pausa, credo che riprenderemo tra poco la cosa. Parlato dopo, c'è un'altra descrizione che è sotto forma di libro, che verrà stampata nel 1633 e più volte ristampata, di cui parlerò alla fine. Siccome si era perso un po' l'audio, allora c'è questa del 1595 e poi c'è quella del 1633, quindi ne sono due, insomma. Però tieni conto che c'è un diverso aspetto: la fonte privata e la fonte pubblica. Questa relazione del 1595 è una fonte che doveva rimanere tra virgolette privata, lasciata agli archivi, e quella del 1633 è stata pubblicata con l'imprimatur non solo ecclesiastico ma anche del feudatario come biglietto da visita del ducato. Quindi bisogna anche prestare attenzione a quello che poi viene reso pubblico e lo vedremo, ne parlerò più tardi, delle caratteristiche di questa seconda pubblicazione. Poi ci sono, dunque, se questa relazione del 1595 stava a Milano, a metà 600 e alla fine di ogni, al cambio di ogni feudatario per ovvie ragioni fiscali, troviamo poi i rilievi che stanno a Napoli, perché era un feudo del regno di Napoli, molta parte dei quali io ho visto ma non sono stati pubblicati, sono stati in parte utilizzati per alcune ricerche ma solo in parte, perché è stata prestata più attenzione all'edizione a stampa, quindi quella tra virgolette ufficiale del 1633. Quindi sono stati studiati, e quando età moderna in terra di lavoro, le aure e le lepre, uno ci sta qualche disattenzione, i feudi non ho visto né che sono ben descritti anche a un punto di vista geografico, però è su pubblicazioni che risalgono ormai agli anni 70, roba di 50 anni fa, insomma. Cioè i rilievi veri e propri, quelli andrebbero studiati, che è la storia economica. Quindi mancano. Ma guarda, per quanto ho visto, non è solo un discorso economico, ma anche sociale, perché poi naturalmente, come spesso succede in ogni Stato, e ripeto, stiamo parlando di uno Stato, è importante perché lo Stato ti dà il senso di un'autonomia, e non solo come questione di feudo, se è comitale, se è ducale, diciamo così, come una gerarchia, ma il dato ti dà qualcosa di definito, che c'ha dei confini, che c'ha dei governatori, che c'ha un titolare.
e già chiamarlo Stato è importante. Adesso, naturalmente, studi sulla feudalità ce ne sono stati parecchi, bisognerebbe aggiornarli anche con l'attenzione per le nuove fonti che negli anni si sono rese maggiormente disponibili. Nel caso dei Gallio, il problema è soprattutto per le fonti familiari, perché poi quando si estingue una famiglia le fonti si disperdono in mille rivoli, quindi bisogna cercare bene anche nelle famiglie collegate. Dal punto di vista pubblico, naturalmente, siccome dal 1665 sono cittadini napoletani, bisogna guardare all'archivio di Stato di Napoli e però allo stesso modo all'archivio di Stato di Milano, perché i Gallio erano legati e prenderanno il posto con addirittura il ramo cadetto dei principi Trivulzio, diventeranno Gallio Trivulzio. Un Gallio è il fondatore del Pio Albergo Trivulzio di Milano, qua, quindi capirete che c'è una stretta correlazione tra le fonti che possono essere a Napoli e quelle che sono a Milano. La relazione del 1595 sull'acquisto dello Stato di Milano, del Ducato di Alvito, come ho detto, si trova a Milano. Questo ecco per quanto riguarda le fonti, ma appunto dalle fonti ne sappiamo molto di più del Ducato. Un'altra fonte particolarmente interessante è costituita dagli stucchi di Villa Gallio a Posta Fibreno. Ne ho mandati ad Armando Pepe una serie di stucchi che rappresentano... Mettiamo un attimo, gli stucchi sono quelli là che li tengo qui. Sì, che sono praticamente delle ricostruzioni in stucco dei vari centri, dei 10 centri che componevano il Ducato, che ci danno una rappresentazione urbanistica, insidiativa urbanistica di come erano i centri a fine Seicento, perché sono stucchi del fine Seicento che si trovano a Posta Fibreno e rappresentano tutti i centri che ho nominato prima del Ducato di Alvito, quindi li rinomino Alvito, che era formalmente la capitale, Atina, che comunque era il centro storicamente più importante del comprensorio di epoca, insomma, sannita, poi romana, Gallinaro, Posta Fibreno, Campoli Appennino, San Donato, Val di Comino, Sette Frati, Picinisco, Vicalvi e Belmonte, ecco, per riepilogarli. Questi stucchi ci fanno vedere come questi paesi sostanzialmente erano alla fine del Seicento. La famiglia Gallio, come tutte le famiglie importanti, attua una strategia economico-familiare legata anche all'imparentamento. Lo vediamo perché Tolomeo I, il nipote del famoso cardinale Gallio, l'omonimo Tolomeo Gallio, che diventa quindi Tolomeo I Gallio, stiamo parlando del primo quindicennio del Seicento, ecco, lui muore nel 1613, ma avrà sposato un esponente della famiglia Bonelli. Il suo discendente Francesco I sposa una Borromeo e quindi c'è anche una parentela con San Carlo Borromeo. Non è un caso che a un certo punto tra virgolette imporranno ad Alvito come compatrono anche San Carlo. Tolomeo II, stiamo parlando dalla seconda metà del Seicento, è sposa con Ottavia Trivulzio, quindi con la famiglia dei principi Trivulzio, e poi un esponente ramo cadetto fonderà, ecco, la famiglia diventerà Gallio Trivulzio proprio per perché la famiglia Trivulzio viene a scomparire e quindi il titolo andrà ad un Gallio. A proposito di Tolomeo II, che ho detto ha sposato un esponente della famiglia Trivulzio, Ottavia, si trova a gestire il feudo in un
periodo particolare perché deve fare i conti con un triennio, quello del 1654 al 1656, caratterizzato in terra di lavoro, ma anche ovviamente nel Ducato, con prima il terremoto del 1654 e poi con la peste del 1656. Una domanda per chi non è pratico dei luoghi, sono cose anche molto interessanti. Ma gli stucchi, ma quanti paesi sono cintati da mura di quelli? Perché vedo le mura, cioè, a diversi paesi c'erano le mura. Insomma. No, ce l'hanno praticamente tutti i paesi, ti ho detto, sono tutti fortificati, e questo è l'aspetto molto interessante. Aspetta. Quindi Alvito, Vicalvi c'hanno ancora i segni dei castelli che sono, tra virgolette, si leggono benissimo, Vicalvi in modo particolare, ma c'è un incastellamento evidente, c'è sulla sommità il castello. Alvito addirittura c'ha tre strati e lo vedi dai 400 ai 700 metri si arriva al castello. Vicalvi, un attimo, paese a paese, Alvito è questo qui. È questo qui. Come vedi, il centro si è spostato nel tempo dal castello alla valle, quindi dall'alto al basso, però il castello rimane sempre un'evidenza della fortificazione, con le mura che si leggono ancora benissimo, con parte del castello sia pure rudere, ma si legge benissimo. Quanti castelli si sono preservati, Lorenzo? Cioè, all'interno di Calvi al Vito benissimo, però si vedono torri a San Donato, a Sette Frati, c'è una parte del castello anche a Picinisco, altri resti di fortificazione a Belmonte, che non a caso prende il nome di castello poi. Ripeto, tutti questi centri, bene o male, che più che meno mostra comunque delle fortificazioni, ma si trova anche ad un'altezza collinare. Siamo in una valle caratterizzata, ho detto, dal Preappennino, quindi coperta dalle montagne del. Abbiamo perso l'audio un attimo solo. Intanto questi qua sono i cosi, il castello d'Alvito, il castello. Mi senti ora? Sì. Dicevi, insomma, allora, perché si è perso un po' l'audio, è una valle, insomma, è una valle fortificata, insomma, sto dicendo. Sì, che ha alle spalle il Preappennino con i monti dell'odierno Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise, il massiccio principale è quello del Meta. Quindi, ripeto, è protetta e c'ha all'interno, è collinare, rientra ancora in una comunità montana, è un territorio per lo più collinare e pedemontano, e quindi anche, si capisce anche il ruolo strategico difensivo di questi centri, che si trovano bene o male tutti sopra delle piccole o medie colline, ecco. Nella fattispecie vediamo Alvito, il castello si trova oltre 700 metri e quello era il territorio di Alvito spazia fino a 1200-1500 metri, perché nel retro di Alvito c'è la montagna di Pescasseroli, ecco. Quindi stiamo parlando di un territorio collinare che però presenta anche degli interessanti latifondi, tant'è vero che molto più tardi, nel secondo ventennio post-unitario, la Valle di Comino verrà presa esempio come studio della produttività cerealicola. C'è uno studio di Pesco Solido su questo, agricoltura e industria nell'Italia Unita, e prende proprio in esame, tra l'altro, il caso della Valle di Comino. Quindi collina, ma anche latifondo produttivo, e questo fatto incide anche a livello economico nell'attività De Gaglio, perché naturalmente loro cercheranno di sfruttare il territorio. Faccio un esempio: a Campoli è una realtà, un piccolo centro che oggi è conosciuto prevalentemente per il tartufo, che non è in realtà autoctono perché viene introdotto proprio dalla famiglia Gaglio. Ci stanno degli studi, diciamo così, genetici del tartufo che dimostrano che appunto non è, è simile ad altri tartufi dell'Italia centrale, ma non è autoctono. Quindi sappiamo,
per questioni soprattutto di fonti, che è stato portato dalla famiglia Gaglio ed era naturalmente un alimento che interessava principalmente le tavole nobiliari, però poi mettono a regime anche la viticoltura, quindi dove c'era del vino sfrutteranno maggiormente queste risorse. Ma in un'ottica complessiva, dicevo, a partire da Tolomeo II, che si trova ad operare dopo il terremoto del 1654 e dopo la peste del 1656, c'è un'intensa attività di questa famiglia per creare nuovi edifici, per adornare il ducato in generale, creando anche della viabilità, nuove arterie della viabilità. Dico, innanzitutto avevano costruito due bellissimi edifici, anzi per la verità avevano eretto il palazzo simbolo della feudalità e quindi nella capitale del ducato ad Alvito, il palazzo Gaglio, che è stato finito, che è stato sostanzialmente iniziato ai primi del 600 e finito nella seconda metà del 600, ma hanno anche riedificato sostanzialmente il palazzo Cantelmo, che sta ad Atina, dove c'era appunto un'altra sede del ducato. Per rispetto della storicità di Atina, che dal punto di vista dell'antichità era il centro principale, un po' spodestato in quel periodo da Alvito, che diventava tra virgolette capitale del ducato, ma tutto sommato c'era un palazzo altrettanto degno proprio ad Atina. Tolomeo II, stiamo nella seconda metà del 600, ho detto, e che aveva sposato Ottavia Trivulzio, dico un aneddoto, nel 1666 aprirà l'odierno Corso Gaglio, l'arteria principale di Alvito, che verrà inaugurata appunto il 1 febbraio del 1666 e viene inaugurata in occasione, lo avevo anticipato all'inizio, del matrimonio di sua figlia Giustina con un Boncompagni, con Gregorio Boncompagni, Gregorio II Boncompagni, quindi col duca del ducato limitrofo, col duca di Sora. L'aneddoto sta nel fatto che il matrimonio doveva essere celebrato ai primi di dicembre dell'anno precedente, del 1665, ma siccome Giustina Gaglio non aveva prodotto la dichiarazione di essere libera al vescovo, il vescovo di Sora ha opposto il proprio diniego a questo matrimonio. Voi pensate, il vescovo di Sora che si oppone al matrimonio del duca di Sora, al che il duca di Sora è costretto a fare una supplica all'arcivescovo di Milano, che naturalmente vi avevo parlato della parentela di Gaglio con San Carlo Borromeo, ed ottiene insomma il via libera per questo matrimonio che viene celebrato, come ho detto, il 1 febbraio del 1666 ad Alvito, proprio nella cappella del palazzo ducale Gaglio di Alvito. Questo come aneddoto. Il successore di Tolomeo Gaglio è invece una personalità che non è ricordata molto positivamente. Sto parlando di Francesco II Gaglio, che sposerà una nobildonna spagnola, Diaz Pimienta, e che è considerato, l'ho detto, negativamente, perché era un feudatario ad uso a soprusi e angherie. Sono state pubblicate delle sue lettere a inizio Novecento in appendice a un volume sulla storia di Alvito, e queste sue lettere appunto dato la testimonianza più emblematica dei soprusi che era solito caratterizzare nei rapporti con i suoi sudditi del posto, sudditi cominesi. E questo esponente, Francesco II, peraltro, era anche una persona abituata a
lanciare sfide, duelli, a seguito dei quali, proprio poco dopo che era diventato duca nel 1687, viene incarcerato a Milano per questo duello ed è costretto a far intervenire Cristina di Svezia, ormai non più regina, ma insomma sempre importante, per essere liberato perché era stato incarcerato anche lui a Milano. Sempre per rimanere nell'ambito di questa famiglia Gallio, vorrei ricordare Tolomeo III, il duca successivo che vive a cavallo fra 600 e 700, e che nel 1708 sposa Beatrice Tocco di Montemiletto. Te lo segnalo, Armando, perché Beatrice Tocco era la nipote di Aurora Sanseverino, la celeberrima Aurora Sanseverino, che tu per il tuo territorio conoscerai molto bene. E questa Aurora Sanseverino, tra l'altro, Munifica, ha regalato alla nipote per il proprio matrimonio con il duca di Alvito una bella serenata, anzi una sonata, scritta a Napoli, niente poco di meno che da Handel, che firma questa sonata e si chiama Aci, Galatea e Polifemo, e proprio dedicata da Napoli ad Alvito, cioè al duca di Alvito, per questo matrimonio tra Tolomeo III e Beatrice Tocco. Tra l'altro, i fratelli di Tolomeo III erano Arcadi, e quindi sappiamo che anche la Sanseverino aveva un certo ascendenza nell'Arcadia, e non solo, ma ho ricordato prima Cristina di Svezia, insomma. Tant'è vero. Ma solo si è persa la cosa, credo che comunque riprenderemo subito. Tant'è vero, Lorenzo. Fra i manoscritti di Cristina di Svezia, presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, ho potuto ritrovare una seconda descrizione del ducato di Alvito. Il manoscritto di cui non si aveva conoscenza, a differenza dell'editio Princeps dell'opera stampa, appunto descrizione del ducato di Alvito, ti ho dato il frontespizio della cosiddetta quarta edizione di quest'opera. Che è interessante perché fa mostrare un lato della feudalità che è pubblico, ma mostra anche quello che c'è dietro all'interesse editoriale. Soffermiamoci per un attimo. Allora, quest'opera esce per la prima volta nel 1633. E apparentemente mostra come autore un certo Gioan Paolo Mattia Castrucci. Se non fosse che un Gioan Paolo Mattia Castrucci con questo nome e questo cognome, o meglio questi cognomi, non è mai esistito. È citato col frontespizio come dottor filosofo e medico, ma nelle lauree in medicina non risulta. Perché esisteva invece un medico del ducato di Alvito che si chiamava Gioan Paolo di nome e Mattia di cognome, medico, il quale però non era legato al cognome Castrucci, mentre nel libro lui e tutti i discendenti sono citati con questo doppio cognome. E perché? Perché Castrucci è il cognome di un'altra famiglia di Alvito, all'epoca non ancora importante, ma che per tradizione si diceva fosse legata a Lucca, alla Toscana e in particolare all'eroe dell'epoca per eccellenza, Castruccio Castracani. Quindi, come strategia editoriale, che cosa hanno fatto i duchi di Alvito? Dico duchi perché c'è
lo stemma sul frontespizio a significare un imprimatur parallelo, qua non si vede, ma c'è sul frontespizio dell'Editio Princeps del 1600, nel 1633, a significare l'imprimatur del feudatario parallelo a quello ecclesiastico. Non è pensabile che esca un libro che descriva il Ducato di Alvito senza il consenso del feudatario, e questo libro di cui stavo accennando ce ne offre la massima esemplificazione, giacché, e poi ve lo dirò, rappresenta un ducato florido che descrive nei suoi centri principali, nelle sue famiglie principali, e il nome dell'autore non poteva essere un cognome, Mattia, che è facilmente confondibile come nome che non diceva nulla, ma doveva richiamare qualcosa di importante, quindi si sono inventati questo doppio cognome, in realtà questo solo cognome Castrucci, per collegare alla tradizione dell'eroe Castruccio Castracane, dell'eroe di cui parla Machiavelli, stiamo parlando dell'eroe di Machiavelli, e quindi in qualche modo formare un nome prestigioso autore per conferire maggiore prestigio ad una pubblicazione che doveva essere, per le poche copie di cui sono state fatte dell'Editio Princeps, io ne ho trovate una decina di esemplari, due a Parigi in particolare, due alla Biblioteca Apostolica Vaticana e altri sparsi in Italia, le ho confrontati quasi tutti. Ecco, di queste poche copie che andavano come biglietto da visita a chi poi? A ovviamente esponenti della nobiltà non inferiori a quello del Ducato. Ecco, quindi c'è stata una strategia editoriale vera e propria che poi, oltretutto, ve lo posso anticipare, perché ho pubblicato un paio di studi su questo, ma non ancora la terza cosa più importante, che in realtà neanche Giovan Paolo Mattia, realmente esistito come medico alla corte del Ducato di Alvito, è l'autore di questo libro, perché nel manoscritto c'è una sorta di autobiografia di quello che è in realtà il vero autore. Quella sorta di autobiografia verrà depennata in sede di stampa e quindi non troverà posto nell'Editio Princeps e ovviamente nelle successive ristampe. Questo solo per rimanere all'autore. Ma vi dico anche che per incensare di più, qua c'è scritta quarta edizione. La tradizione dell'opera ci parla di questa edizione del 1633, di una seconda edizione che sarebbe uscita nel 1684, ma di cui non vi è traccia, della terza edizione del 1686 che è realmente uscita, che sarebbe a conti fatti la seconda, e poi c'è questa che non è quarta come recita il frontespizio, ma che sarebbe una terza edizione ed è uscita all'indomani dell'unità nel 1863. Diciamo che, tra l'altro, parlo di edizione perché sono realmente differenti. Se prendiamo la seconda o terza che dir si voglia del 1686, è dedicata a un altro duca, ma presenta delle interpolazioni, cioè delle varianti in cui vengono fatte scomparire delle famiglie che erano citate nella prima edizione e se ne vengono inserite altre di famiglie, perché naturalmente le dinamiche sono cambiate, ma c'è, lo ribadisco, c'è da una parte la cesura del terremoto e della peste di quel triennio 1654-1656, in cui ovviamente poco che sia, ma ha cambiato fisionomia dal punto di vista non solo insediativo urbanistico, ma direi anche sociale, e quindi alle comunità, le famiglie che si sono sostituite per ricchezza
ai vecchi feudatari, ai vecchi borghesi, e quindi anche il nuovo duca, il terzo duca, evidentemente si circondava di famiglie che dovevano avere, per incensarle, un loro retaggio storico che non avevano, perché erano famiglie tra virgolette nuove. Però il libro gli creava un retaggio storico più antico. Si dice, l'autore si fa autorità perché dice: ho visto quel privilegio per cui quella famiglia era antica, e invece non c'era nella prima edizione, non era una famiglia antica. Quindi ci sono delle varianti fra la prima e la seconda edizione, e addirittura ce n'è una terza che è curata da questo Stanislao Daloe, che era un ispettore ai monumenti, che si accorge dei vari intoppi e crea la tradizione, perché siamo ormai già nella seconda metà dell'Ottocento, quindi l'opera circola, a stampa circola di più, e crea un problema, perché scrive addirittura una biografia dell'autore, della stirpe Castrucci, che si unisce e si fonde con un'altra sorta di prosodia della famiglia Gaglio, che pure non era una famiglia antica nel Cinquecento, era una famiglia nuova nel Cinquecento, detto. E invece addirittura in questo libro la si ricollega addirittura alla gens Gallia. Sono cose abbastanza normali in certe epoche per, diciamo così, incensare famiglia Castrucci, che ormai nell'Ottocento c'erano diversi rami anche non imparentati del cognome Castrucci, ma nell'Ottocento era una delle famiglie principali di Alvito, e quindi magari per incensarle ha scritto questa storia della famiglia Castrucci e dell'autore, che in realtà, come ho detto, non è mai esistito. E quindi però questa edizione si tramanda, perché poi c'è una ristampa anastatica più recente degli anni 70 del Novecento della Forni Editore, e quindi praticamente abbiamo avuto una tradizione del libro fatta su questa quarta edizione, totalmente spuria, ma che a sua volta è differente dalla seconda o terza edizione, a sua volta differente dall'edizio Princeps del 1633. Ecco, per dire che i duchi hanno elaborato questa strategia editoriale, che magari sarà presente in diversi altri libri, ma che se ne può essere al corrente di fatto solo attraverso studi bibliografici accompagnati a studi archivistici, che ci possono dare i dovuti confronti, naturalmente, tra i manoscritti dell'opera e tra l'opera stampa e le diverse edizioni. Quindi non è una cosa facilissima da appurare, sicuramente non è un caso unico questo della descrizione del Ducato d'Alvito, ma è un esempio di come, soprattutto nel Seicento, in epoca barocca, si debbano ancora aprire gli archivi per svelare una storia che in molti casi è ancora ignota. Ecco, e io credo di aver fatto una piccola panoramica di questa storia, di questi due secoli del Ducato di Alvito, con alcune particolarità come questa che si inserisce nella storia del libro a stampa, proprio per dare una panoramica un po' più, tra virgolette, snella da una parte, quindi più sul divulgativo che non squisitamente nello scientifico, perché direi che sulla piattaforma possiamo anche inserire un po' di aneddoti che però sono sempre comprovati dalla documentazione. Se mi permetti, facciamo alcune domande, un po' di discussione sul Ducato. A tua disposizione. 45 minuti, in modo ci prendiamo un quarto d'ora e quindi diamo un'ora che non c'è. Certo. Ora, le mura attorno, tu hai detto
giustamente prima, anche per difendere dal brigantaggio che proveniva, in questo modo credo anche dagli Abruzzi, cioè la zona del brigantaggio del 500, parliamo del 500, 600, in cui bande di briganti scorrevano. Ma guarda, diciamo che il banditismo, brigantaggio... chiamiamo banditismo, sì, banditismo. Se lo vogliamo... io lo considero in quest'area endemico. Voglio dire, le montagne e l'assenza di vie di comunicazione e di luoghi, e la presenza di luoghi impervi ha agevolato... Io credo molto la presenza di questo banditismo, di queste bande che andavano, come si suol dire, sui monti, e quindi è stato un fenomeno che è stato sempre presente, è stato un fenomeno continuativo. Ci sono dei libri nel Cinquecento su quest'area che ne danno ne forniscono testimonianza, con una serie di atti pubblicando una serie di atti di processi, pubblicando cronache di delitti, di furti, di scorribande nel Cinquecento. Interessanti, quali libri riferisci, scusa, se con la... Guarda, c'è un libro di Don Donato Piacentini che si occupa proprio della società del Cinquecento dell'area del Sorano e della Media Valle dell'Irin. È un libro molto corposo, ecco, ma solo per citare un caso, ripeto, almeno, però mi sono ho visto anche nelle relazioni relative al Ducato che comunque sono riportati aneddoti di fatti. Basta dire che nell'anno 1600 dentro la chiesa di San Nicola a Quadalvito furono uccise nel giorno di Natale due persone, fra il 1595 e il 1600, due persone per evidentemente per rubarli, erano abbastanza ricche, furono uccise e furono defraudate delle loro ricchezze. Ecco, ma è solo uno dei tanti casi che si potrebbero citare. Poi c'è naturalmente la continuità. Perché sono zone che hanno interessato poi nel 1799, aree di Fra Diavolo, di Mammone, e poi postunitarie a Sora, insomma, voglio dire, Chiavone, mi viene a mente Chiavone soprattutto, sono aree molto frequentate e direi c'è una continuità, direi proprio senza soluzione di continuità, e secondo me per buona parte dovuta proprio alla fisionomia del territorio. Certo, il Gallio con tutta quell'acqua che ci sta apposta a Fibreno, te non mulini, insomma, c'è l'economia, quello volevo dire. No, c'erano i mulini, avevano un mulino al Carpello proprio apposta a Fibreno. Non te l'ho data, ma c'è anche un'immagine dello stucco di quel mulino, ma c'era il mulino, tutti i centri hanno sfruttato anche questo, ho detto, in particolare devo dire le relazioni che facevano i familiari, tra virgolette, i segretari particolari, comunque persone fidate, andavano a individuare proprio i luoghi che potevano essere meglio sfruttati. E quindi si recavano, io ho visto nella relazione, veniva una persona di fuori, non poteva conoscere i luoghi, allora che cosa faceva? Andava dai notabili che avevano massima considerazione all'epoca. Ho trovato in particolare un notaio e un prete che sono state le fonti principali di questo relatore, che ha al momento ancora anonimo, è una relazione che si pensa sia stata fatta da un segretario storico del cardinale Gallio, ma non è firmata in effetti, però lui dice che ha intervistato una serie di persone che gli hanno dato delle informazioni, ha girato per qualche tempo il Ducato, si è fatto una propria idea, ha visto i fatti, e devo dire che è una relazione terza, perché a differenza della successiva relazione a stampa,
guarda le cose con obiettività, cita le famiglie per come erano. Io ho fatto una verifica al 1595, cita per esempio un futuro medico che si doveva, che era uno studente all'epoca e si doveva laureare. Bene, 2 anni dopo trovo la sua laurea a Roma, fra le lauree in medicina. Quindi per dire che in realtà le informazioni che dava erano molto precise sulle persone, sull'età, sui luoghi, erano descritti bene e soprattutto sulle prospettive. Ecco perché il duca, il futuro duca, il futuro feudatario doveva avere chiare quali erano le prospettive, perché se non ce n'erano era anche scomodo acquistare, ovviamente. Certo. Sì, non è che uno acquistava un feudo povero che senza prospettive, no? Di guadagni. Certo. Sta su Google Books, la troviamo la relazione, c'è, si trova. Dunque c'è su Google Books, si trova la seconda edizione del 1686, di quella stampa del 1683, poi la cosiddetta quarta edizione di cui vi ho mostrato il frontespizio. Manca l'edizio Princeps del 1633, non c'è, scusate i problemi di audio che ci sono, ma cercheremo di risolvere, insomma, tanto voce va e viene. Manca l'edizio Princeps, dicevi, quindi sì. Sì, però voglio dire, si può consultare a Roma, perché a Roma ce ne sono 2 esemplari a Biblioteca Apostolica della Vaticana e ce n'è un esemplare all'Alessandrina. Okay. Io le ho consultate tutte e 3, quindi ripeto, ma non è quello il discorso sarebbe fare uno studio che ho abbozzato in alcuni articoli su diverse riviste, proprio facendo un confronto fra le varie edizioni e per arrivare, penso, a un'edizione critica. Al momento non è neanche, ho detto, non è neanche è una cosa immediata, perché bisogna studiare per prima cosa il manoscritto, che ha delle novità, e la prima novità in assoluto che ti ho anticipato a te, perché non l'ho ancora detto, è proprio quello dell'autore, che è una terza persona. Poi naturalmente sveleremo anche chi è. Beh, lo svelerai nello studio che stai a fare, insomma. Speriamo di avere la possibilità di concluderlo, perché però dicevo, nel senso che sono state fatte una serie di convegni, conferenze, ma lo studio sistematico sul Ducato d'Alvito, insomma, c'è quello, lo studio sistematico? No, ti ripeto, nel 96-97 è stato fatto un anno Gallio, un anno di conferenze su temi specifici, che poi è confluito in 2 tomi, in particolare il primo tomo di Alvito, del Ducato di Alvito nell'età di Gallio, raggruppa una ventina di contributi con l'introduzione, direi particolarmente interessante e poco conosciuta, di Guido Pescosolido proprio sulla nobiltà meridionale, perché lui contestualizza, lui naturalmente avendo fatto anche lo studio sui borghese, sulla famiglia borghese, contestualizza il discorso nell'ambito economico-sociale, in particolare nella nobiltà e nella nobiltà regnicola, perché lo ripeto, dal 1665 i Gallio sono cittadini napoletani. Ho capito. Quindi dopodiché dal 1997, quando vengono pubblicati questi 2 volumi, ripeto, tomo 1 gli atti dell'anno Gallio, tomo 2 la relazione del 1595, dopo di allora poco e niente. Uno studio storico-artistico sul Palazzo Ducale di Alvito, qualche studio sul Palazzo Ducale di Atina, ma dal punto di vista storico-scientifico non ci sono stati più contributi. Ecco, forse gli ultimi che ci sono stati hanno riguardato, li ho fatti io, piccoli contributi naturalmente di stampo filologico proprio sulle varianti e sulla storia di questa descrizione del 1633. L'affinità famiglia Comasca o Comense, come io Descalchi, che ebbero il Papa a Roma, anche loro erano... Ma naturalmente non è che vengono per caso,
dal nord e vengono a Roma perché là c'era un interesse di Stato pontificio naturalmente. Poi si guardano attorno e ho detto all'esordio che non è un caso che il cardinale di Como diventi segretario di Stato con Papa Boncompagni e poi vada ad acquistare il feudo vicino a quello dei Boncompagni. Ci sono delle dinamiche che si giocano probabilmente a Roma, sì, credo, ma anche perché mi ricollego a quanto diceva il professor Alonzi in una precedente conferenza qui da te sul Ducato di Sora. Sì. E sono piccoli stati di confine allo Stato Pontificio che poi alla fine servono anche come protezione, che e io credo che giustamente l'osservazione che faceva Luigi Alonzi, sì, si giochi tutta là, degli acquisti mirati che servono anche a fare delle aree cuscinetto in qualche modo a protezione e a vantaggio e forse anche ad allargamento dello stesso Stato Pontificio. Sì, perché erano famiglie comunque molto importanti anche all'interno dello Stato Pontificio, solo che i Gallio rimasero soltanto nobili al Regno di Napoli, non acquistarono feudi anche nello Stato Pontificio. No, ebbero feudi anche nel Comasco, quindi ripeto, ebbero feudi anche lì, ma soprattutto successivamente all'estinzione della famiglia Trivulzio, che erano dei principi. Pensa tu che il cugino, quindi il ramo cadetto del Duca di Alvito, si veniva a trovare con un titolo, quello di principe, maggiore di quello del ramo principale dei Gallio. Era anche una cosa anomala per una famiglia feudataria. Fatto è che poi oltretutto quel ramo che si era andato formando a Milano riconfluirà, si verrà a estinguere, lo stesso esponente principe Gallio Trivulzio, che fonda di fatto il Pio Albergo Trivulzio, si estingue, quindi il cognome ritorna al ramo di Alvito alla fine. Ok, beh, abbiamo fatto un interessante excursus, ti ringrazio, insomma è stato davvero molto interessante. Se tu dovessi darci dei consigli bibliografici, cosa dobbiamo leggere? Questo è sempre interessante, insomma, su questo, se riusciamo allora, a trovare. Allora, guarda, io credo che per una sintesi di questi due secoli del periodo Gallio resti fondamentale il tomo primo del Ducato di Alvito in età dei Gallio, di, tra virgolette, fatto da autori vari, è uscito per la Banca della Ciociaria che l'ha sponsorizzato ecco, nel 97. Un classico, tra virgolette, locale, ma molto ben fatto, del 1908, del filologo Domenico Santoro, ha scritto Pagine sparse di storia alvitana in due volumi, in cui il primo è un pagine sparse appunto sulla storia di Alvito, ma tocca anche i secoli del Ducato Gallio, tra l'altro molto interessante perché riporta anche le genealogie dei vari signori che si sono soffermati nelle varie epoche d'Alvito, ma lo fa in modo molto divulgativo su basi documentarie certe. Ma il suo secondo volume, meno noto, riporta per trascrizione tutte le fonti che lui ha utilizzato per scrivere il primo tomo. Ottimo. E molte delle quali prese nell'archivio di Stato di Napoli e molte delle quali che purtroppo, ahimè, non esistono più per le note vicende legate. Si può trovare questo su Google Books o no? Questo è... Ancora no, perché generalmente se non sono passati 100 anni, anche che se sono passati, i libri di inizio Novecento incominciano a essere liberi adesso, quindi credo che, però sono facilmente accessibili in buona parte delle biblioteche. Questo per Pagine sparse di storia alvitana, per Domenico Santoro.
Poi ci sono altri libri non accessibili su Google Books che ripeto, ho citato. I miei articoli sono tutti accessibili online o su Accademia o direttamente sugli atti sono stati messi online. Quindi, per esempio, quello mio sulla tradizione della descrizione Ducato al Vito sta su Studi Cassinati del 2017, accessibile online, ma grosso modo li ho messi anche su Accademia.edu. È meglio, se non è in modo per renderli accessibili è una cosa migliore. Certo. Vabbè, questi qua sono i consigli bibliografici, credo che abbiamo esaurito ogni punto. Abbiamo trascorso l'ora e io ringrazio Lorenzo Arrone Sipari per questa bella conferenza tenuta sul canale Storia Locale sul Ducato di Alvito. La può vedere chiunque perché interrotta questa live su StreamYard YouTube rimarrà nel canale e abbiamo toccato vari aspetti, storia economica, storia militare, storia sociale, i personaggi più famosi di Alvito, quali erano i paesi dello stato feudale di Alvito, stato come complesso feudale. Abbiamo toccato anche quell'aspetto molto importante che tutte queste famiglie nobili di una certa consistenza, Boncompagno e Sora e Gallio ad Alvito, facevano degli stati cuscinetto a ridosso dei confini con lo Stato Pontificio. Abbiamo messo molta carne a cuocere, ringrazio tutti, vi do buonasera e ringrazio di nuovo Lorenzo. Grazie a te. E interrompo la trasmissione. Buonasera a tutti, buonasera.